Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video che è uno svuota la spesa. Allora, abbiamo fatto la spesa per la settimana secondo quello che mangeremo durante la settimana secondo il meal plan. Se non sapete cos'è il meal plan, lasciatemi un commento qui sotto, così il prossimo video che vi farò di questa tipologia sarà appunto spiegarvi cos'è il meal plan e come faccio io il meal plan. Comunque, questa è la spesa appunto per il meal plan di questa settimana, che sicuramente però alcune cose avanzeranno perché le ho prese in quantità maggiore proprio in funzione della prossima settimana. Quindi non ci perdiamo in chiacchiere perché è veramente tanta roba, perché abbiamo speso la bellezza di 142 euro, però non abbiamo preso solo cose alimentari ma abbiamo preso anche altre cosine per casa proprio, quindi ci sta. Allora, inizio subito con il farvi vedere le cose che ho qui davanti, così almeno le poso poi sulla sedia che ho qui vicino, perché è veramente tanta tanta roba. Allora, vi dico subito che è uno svuota, scusate i capelli, vi dico subito che è uno svuota la spesa abbastanza detox, perché stiamo seguendo diciamo un'alimentazione un po' detossinante e abbiamo levato la pasta per tutta la settimana, quindi non vedrete pasta ma vedrete tante altre cose, più cose proprio da dispensa vere e proprie. Iniziamo subito con mele, queste qui nel sacchettino. Allora, queste sono le golden, e preferisco prendere queste nel sacchetto perché sono più piccoline rispetto alle altre e le uso e sono della misura perfetta per farle portare a scuola ai bambini, soprattutto ad Alessandro, quindi mele. Poi arance tarocco, questa volta nel sacchetto, il celeberrimo sacchetto, si parla solo di sacchetti in questo periodo, comunque arance tarocco. Finocchi, ho preso i finocchi perché voglio farci il contorno sia crudo sia cotto, perché mi piacciono entrambi, sono entrambi buonissimi. Poi iceberg, insalata iceberg. Ho smesso di comprare l'insalata nelle buste perché non so voi, ma a me non sa di nulla. Invece l'insalata, soprattutto l'iceberg, che è l'insalata migliore che esista, io all'inizio ero più per la lattuga. Poi piano piano anche mia madre ha cominciato a farmi apprezzare l'iceberg. Questa qui non è italiana purtroppo, è spagnola, quella che ho trovato io all'Eurospin, però è già un coppettino bello carino, già confezionato con la sua plastichina, quindi meglio, è ancora più comodo come organizzazione. Poi minestrone, allora ho preso questo minestrone leggerezza già pronto, è mezzo chilo di minestrone, questo è pronto ma è fatto con verdure fresche, e questo minestrone, io non sono amante del minestrone in pezzi, quindi cosa faccio? Prendo il minestrone e lo frullo facendolo diventare una vellutata, in maniera tale che lo mangiano anche i bimbi, che anche i bimbi non è che sono molto inclini a mangiare il minestrone a pezzi. E se invece glielo frullo, lo tengo sotto forma di vellutata anche in frigorifero, gli ci metto un paio di cucchiai di passato di verdura nella minestrina che gli faccio la sera, che è anche un modo più furbo, possiamo anche dire più furbo, per far mangiare le verdure ai bambini. Quindi ecco, io compro questo proprio per questo motivo. Confezione di carote, un confezionone di carote, perché oltre a farci le carote a julienne, che sono le mie carote preferite, voglio farci i centrifugati, perché Samuele ha scoperto da poco di avere dentro casa la centrifuga, che non sapeva neanche di avercela, e allora ho detto perché no, cominciamo, visto che a lui piace tanto l'ace, visto che al supermercato trovo sempre l'ace con una miliardi di chili di zucchero, allora ho detto prendiamo le carote, le arance ce l'abbiamo, i limoni ce l'abbiamo e facciamo l'ace in casa, cioè meglio di così si muore, quindi ace. Ace in casa. Questo, mamma. Poi pomodorini, questi qui sono i ciliegino. Pomodorini ciliegino, che io adoro mangiare i ciliegino piuttosto che gli altri pomodori, perché poi mi fanno venire la gastrite, è un disastro. Quindi ciliegino da farci il contorno del pranzo.
E poi bustone di cime di rapa. Purtroppo giù alla terra noi le nostre le abbiamo finite, le cime di rapa, peccato, e quindi sono costretta a comprarle. Questo qui è un bustone da 400 grammi, quindi immaginatevi, io praticamente ne uso mezza perché ci voglio fare una cena con le uova, ne uso mezza, anzi no, non è vero, ci voglio fare il risotto domani, il riso domani, lo userò domani per farci il riso e quindi userò sì e no mezza busta, quindi il resto rimane e lo userò per la prossima settimana, probabilmente lo cucinerò e lo congelerò. Poi credo che con le verdure e la frutta, no, non abbiamo finito. Qui abbiamo i clementini a foglia, sì, clementini a foglia, quelli più carini che c'erano perché erano veramente bruttissimi, quindi abbiamo preso quelli meglio. Con le verdure abbiamo terminato, passiamo adesso a altre cosine. Allora, ho preso la quinoa. Ho preso la quinoa, questa qui, solo i semini. Questa è una confezione da 2,50. Mi urtano perché sono confezioni piccole. Ma la sapete la storia della quinoa? Ve la racconterò. È una storia buffa. Vabbè, lo sapete, i miei video non sono mai fatti in silenzio col silenzio. Non è possibile, siamo un quattro in casa, più il cane e il gatto, immaginate voi il bordello. Allora, informazione di servizio, d'ora in avanti sentirete un aspirapolvere perché Samuele sta pulendo la stufa pellet. Scusate l'interruzione, scusate il disagio soprattutto. Comunque, semi di quinoa, questi qui. E vi dicevo, la confezione questa qui è piccolina, a me mi infastidisce un pochino perché comunque con una confezione ci faccio una dose una volta, quindi vediamo un po' se riusciamo a risolvere questo problema. Poi, allora, facciamo così, passiamo a queste cosine qua. Allora, ho trovato questa. Allora, questa qui è la farina di grano saraceno senza glutine. Allora, questa qui era non era nel reparto insieme alle farine, era nei banconi quelli con le offerte particolari. E mi è interessata maggiormente perché è senza glutine, è un chilo della Molino Tudori, che è questa marca qui, ed è appunto questa farina di grano saraceno e l'ho presa per farci le piadine sabato sera, se riesco. Quindi sì, voglio provarla, poi vi farò sapere com'è. Poi ho preso, sì, riso basmati, questo mega saccone da 2 kg di riso basmati. Allora, io prediligo il riso integrale, però mi rendo conto che il riso integrale rispetto al riso normale costicchia un po' di più. Allora, visto che a me piace il riso quello fino, quello appunto lungo e fino, appunto ho preso il mega paccone di riso basmati e c'è anche la ricettina carina del riso basmati con il pollo al curry, quindi guarderò la ricetta, vedrò se è come la ricetta del pollo al curry che faccio io e poi probabilmente la farò. Comunque mi serviva una scorta di riso per me perché non mangio la pasta ma mangio il riso e i cereali in questo periodo. Poi abbiamo preso due confezioni, alla fine due le abbiamo prese di confezioni di difesa. Tre. Dov'è la terza? È lì sopra vicino al lavandino. Vicino al lavandino. Ah sì. Ah, eccola, la vado a prendere. Poi abbiamo preso tre confezioni difesa, perché è praticamente la fesa di tacchino, è praticamente quella che mangiamo maggiormente dopo il prosciutto, piuttosto che il prosciutto cotto. E appunto abbiamo preso tre confezioni, anche perché piace tantissimo anche ai bambini. Poi, prosciutto. Allora, abbiamo preso questo trancio di prosciutto che è della marca questa qui, che è la marca classica di tutti i salumi dell'Eurospin.
Questo qui è una confezione da 1,30 kg e ci viene 8,23 euro. Allora, io sono per il prosciutto non stagionato, quindi è un po' complicato trovarlo al supermercato, quello non completamente stagionato, almeno qui da me. Questo è un'ottima soluzione perché il 90% delle volte è bello fresco, quindi e poi in più questo qui ci dura molto di più dell'altro, quello tagliato a fette preso al supermercato normalmente, e in più noi lo tagliamo a volte spesso, a volte a cubetti, quindi può essere utilizzabile in diversi modi, preso così a trancio. Ora, mia suocera lo prende al mercato, quindi sicuramente lo troverà più buono perché prende quello di Sorano. Noi non è che quando c'è il mercato lo andiamo a prendere sempre, quindi quando ci serve il prosciutto prendiamo questo fatto in questo modo, quindi prosciutto. Poi abbiamo preso mozzarelle di bufala, queste qui, di latte di bufala, dei pascoli italiani. Io all'Eurospin preferisco sempre prendere pascoli italiani piuttosto che la Land, perché mi piace molto molto di più e poi è 100% latte italiano. E queste sono 3 mozzarelle di bufala da 100 grammi, sono buonissime. Io preferisco le mozzarella di bufala, mangio più mozzarella di bufala piuttosto che la mozzarella normale, perché mi piace molto di più, è più morbida. Samuele sta mettendo a posto, sta usando la stufa. Allora, poi abbiamo preso questo che è il Simil Philadelphia, purtroppo della Land perché è l'unico che c'è lì dentro all'Eurospin di questa marca qua, e è quello light. Non so quanta differenza ci sia tra questo light e quello normale, però vengono uguali, insomma, crediamoci un pochino, ecco. Comunque il formaggio questo qui tipo Philadelphia. Queste sono un'ottima soluzione quando si fanno le vellutate e non si vogliono fare i crostini o non si hanno i crostini. Queste qui, le freselle, queste qui sono quelle integrali, ci sono anche quelle normali e ci sono anche le ciabatte, sia integrali sia normali, fatte sempre in questo modo, questa consistenza a mo' di fresella. La fresella è un'ottima soluzione per quando non si sa cosa fare, nel senso che appunto può essere usato come crostino dentro le zuppe, può essere usato come crostino mettendoci sopra qualcosa. D'estate soprattutto noi lo utilizziamo con bagnandola e poi mettendoci sopra la caprese, quindi pomodoro e mozzarella, è veramente un'ottima cosa. Quindi acquistatele le freselle perché insomma sono buone, poi sono molto buone. Poi fette biscottate, questa volta ai cereali, perché purtroppo quelle integrali finiscono sempre, io ne trovo mai. Comunque, è come le mozzarelle di bufala. Le mozzarelle di bufala e le fette biscottate integrali sono i due prodotti che io non trovo quasi mai all'Eurospin. È stata una cosa stranissima trovare le mozzarelle di bufala stasera, soprattutto di sera, perché se ci vai la mattina pure le trovi, ma se ci vai la sera non le trovi. Comunque, fette biscottate questa volta ai cereali, perché purtroppo quelle integrali erano finite, quindi ci accontentiamo. E poi abbiamo preso 3 barattoloni di questi qui, un altro è qui vicino, 3 barattoloni di yogurt, questo yogurt qua, yogurt bianco cremoso, questo qui è il formato famiglia, sempre di pascoli italiani ed è 1 kg. E noi praticamente lo utilizziamo la mattina per fare merenda, lo utilizziamo sia io che Samuele che i bambini, insomma è un'ottima soluzione perché poi è buono, è già zuccherato purtroppo perché non è quello bianco, però poi io alla fine se compro quello bianco che non è zuccherato, quello bianco proprio normale, dopo ci metto lo zucchero, a sto punto compro questo che è già zuccherato, ci metto i cereali e faccio merenda. E l'abbiamo presi 3 perché uno ci dura sì e no 2 giorni, visto che siamo in 4 a mangiarlo. Poi ho preso il latte per me, ho preso 2 confezioni di latte, questo qui alta digeribilità senza lattosio, perché purtroppo io ho un problema con il latte, soprattutto la mattina, quindi o prendo il latte di soia o di riso o prendo questo. Stavolta ho voluto prendere questo, insomma cambio a intervalli abbastanza regolari, cambio.
E poi abbiamo preso il latte per Aurora, purtroppo non abbiamo trovato quello parzialmente scremato, abbiamo preso quello intero, ma io preferisco di gran lunga che prenda quello intero piuttosto che quello parzialmente scremato, sempre di pascoli italiani, che viene un'antichetta di più di quello della Land, perché quello della Land viene 55 centesimi a confezione, questo 79, però vi assicuro che non c'è paragone, sono entrambi a scadenza lunga, a, come si dice, a lunga conservazione, però questo di pascoli italiani è decisamente più buono proprio a sapore di quello della Land, che costa di meno, quindi occhio, perché anche mia suocera prendeva quell'altro e le ho fatto prendere questo. Poi confezione di succo d'arancia, che mi ero dimenticata, confezione di succo d'arancia, questo della Puerto Sol, 100% succo d'arancia, è quello che mi piace più di tutti ed è quello che compro soprattutto d'estate, è praticamente il mio salva merenda e il salva caldo soprattutto. Poi abbiamo preso quattro confezioni di succhi di frutta, questi qui in bottiglietta, sempre della Puerto Sol, questo alla pesca, poi ne abbiamo presi due alla pesca e due alla pera, questi sono per i bimbi. Poi Samuele ha voluto riprendere di nuovo questa qui, che è l'arance amare bio, questa qui contiene solo zuccheri della frutta, a lui piace questa e io non ci riesco, mi dispiace, è una cosa più forte di me. Ma la marmellata? Poi Samuele ha voluto prendere questi, due confezioni di cere, biscotti ai cereali, frutta e fibre, i simil... oddio, come si chiamano? Vabbè, non mi ricordo. Comunque, proprio la copia sputata di quelli reali, insomma, di quelli veri. Ne ha presi appunto due, sono quelli con la frutta. Poi io ho preso questi, io non riesco a non fare colazione con i biscotti, comunque anche magari a merenda faccio biscotti col tè o con la tisana, e ho preso questi qui che sono le simil macine, perché ancora non ho avuto tempo di provare a fare le macine in casa, quindi appena riuscirò a fare le macine in casa smetterò di comprare i biscotti. Poi simil Kinder Pinguì per i bambini, per fargli fare merenda e per far fare colazione ad Alessandro, perché lui non beve latte. Sale fino e grosso, ho dovuto prendere quello iodato perché purtroppo quello normale era finito di sale grosso, quindi ci siamo accontentati dello iodato. E poi allora finiamo con il pane. Allora, filone di pane di grano duro, questo qui è un filone da 2 kg, no, è un filone da quasi 1 kg di pane ed è buonissimo, questo qui praticamente ci durerà in eterno a noi, perché noi mangiamo pochissimo pane. Le piadine, queste piadine qua, la piadina romagnola, queste qui sono 5 piadine, e appunto queste qui le ho prese più che altro per scorta, perché non so se riuscirò a fare io di mio pugno le piadine sabato, perché purtroppo sono ad Arezzo, quindi non so a che ora torno, eccetera eccetera, quindi in ogni caso l'ho prese, poi se riesco a farle io ben venga, se non riesco a farle pazienza, userò quelle confezionate. Infine, mi sbrigo perché sono 21 minuti che sto parlando, petto di pollo a fette, questa è l'unica carne che compro all'Eurospin, perché di solito la compro direttamente dal macellaio di fiducia. Il petto di pollo è l'unica carne che compro, perché è allevata in Italia, completamente italiana, e soprattutto un po' conviene. Questo qui sono 747 grammi, quasi 750 grammi di petto di pollo, quindi io poi lo prendo, lo congelo, insomma tengo la scorta nel congelatore di petto di pollo. E mi sa che ho finito, sì, mi ero dimenticata, ecco, la cosa zozza, perché non manca mai una cosa zozza quando fai la spesa all'Eurospin, visto che oggi è domenica,
E visto che sono stata brava tutta la settimana, mi sono allenata, ho mangiato poco, eccetera, eccetera, mi sto sgonfiando, bevo, eccetera, mi sono voluta concedere un piccolo sgarro. Quindi stasera mia suocera ha fatto la pizza con i ciccioli, ne mangerò un pezzo e poi ho preso per tutta la famiglia i biscottini, questi qui che sono quelli di tipo pasticcini da tè, ecco. Questi sono ancora di Natale. E, però ecco, noi adoriamo questi biscottini con mezzo cioccolato e mezzo quindi dopo cena mangeremo questi. E l'ho prese due confezioni perché una non basta, perché siamo un quattro, quindi ho preso due confezioni, una con gli alberelli e una con le stelline, e venivano poco, sono le confezioni quelle natalizie appunto che sono rimaste dalle cose di Natale. E mi sa che ho finito, quindi io adesso vi saluto perché ho parlato anche troppo, da 23 minuti di video non si è mai visto per una spesa, quindi niente, io spero che vi sia piaciuto, fatemi sapere qui sotto se avete provato alcune cose che ho preso, se anche voi comprate le stesse cose, se indicatemi qualche cosa da comprare all'Aerospin da mangiare che magari io non vi ho fatto vedere o che usualmente non compro, e mettete tanti like se volete altri svuota la spesa, magari più brevi, perché mi rendo conto che sono stata abbastanza lunga e prolissa. Iscrivetevi al canale e ci vediamo al prossimo video.